Buonasera a tutti i nostri telespettatori, benvenuti e ben ritrovati a questa nuova settimana che comincia di professione motori all'insegna dell'automotive. Partiamo subito con una puntata ricca di argomenti, lo faccio io in studio e lo fa anche con me Filippo Gherardi che è accanto. Ciao Filippo, buonasera e ben ritrovato. Ciao Martina, buonasera e ben ritrovata a te, naturalmente a tutti gli amici a casa. Sì, una settimana ricca, non avremo grandi ospiti, saremo noi e qualche piccolo inserimento domani, però gli inserimenti che contano sono quelli delle auto e tra oggi e domani ne racconteremo tante, ecco, mettiamola così. Esatto, veramente tantissimi argomenti, anche più nei vari blocchi che andremo appunto ad affrontare. Iniziamo subito con una macchina che abbiamo avuto in prova nel parco stampa appunto di professione motori. Filippo, so che ha avuto modo di guidarla, parliamo della Fiat Tipo Cross Station Wagon. E ti lascio subito la parola appunto per raccontarla, ovviamente parliamo di una motorizzazione ibrida, ma soprattutto anche per un'auto ideale per chi cerca spazio a bordo. Il metro e mezzo e 2,6 metri e mezzo di passo, è vero. Quindi grande abitabilità, grande tecnologia ibrida di ottimo livello che permette di abbattere molto consumi e anche le emissioni. Esattamente Filippo, abbiamo detto appunto motorizzazione ibrida, full hybrid, funzionalità ma soprattutto comodità, perché come abbiamo detto è un'auto che ideale per chi cerca spazio a bordo, ma non solo, anche dietro, perché parliamo anche del bagagliaio con una capacità di carico sicuramente molto ampia, tantissima tecnologia all'interno, tantissima abitabilità a bordo per quanto riguarda anche la seduta comoda appunto dei vari sedili, ma soprattutto parliamo della motorizzazione. Sotto il cofano c'è il motore 1.5 turbo benzina a ciclo Miller, su cui è montato un motore a 48 volt che eroga 20 cavalli e c'è la possibilità appunto di viaggiare in elettrico anche fino a 30 km. L'aspetto più interessante di questa proposta è Mago, con una potenza complessiva di 20,4 cavalli, in questo caso da casa Fiat, però effettivamente provandola la percezione è che anche in maniera effettiva i consumi non si discostano, poi Filippo, è una concezione fuoristradistica. Prima di lasciare spazio alla pubblicità vorrei concentrarmi, perché lo abbiamo ribadito anche nelle scorse puntate, sulla versione Station Wagon, perché ne abbiamo parlato anche per quanto riguarda altri marchi, quanto piano piano stanno veramente tornando a produrre anche versioni Station Wagon che, se sei d'accordo, erano andate un po' ad abbandonare il mercato dell'auto. Invece la comodità, sappiamo, soprattutto l'abbiamo detto, l'abbiamo ribadito, soprattutto per quanto riguarda questa versione Tipo Cross, e quanto appunto sia importante la comodità, soprattutto per chi, per esempio, una famiglia ha una famiglia numerosa. Come su altre Station Wagon, sicuramente di tutto rispetto, quindi negli ultimi anni sono ritornate per alcuni brand in auge, ma sono ritornate per una manciata di chilometri in modalità 100% elettrica. È sicuramente una proposta tecnica e tecnologica al passo con i tempi. Puoi produrre delle station interessanti. La Tipo Cross lo sono anche altre versioni, penso alla Opel Astra. Assolutamente d'accordo con te Filippo, noi però adesso ci fermiamo per qualche istante, lasciamo la linea alla regia e rimanete con noi con Professione Motori per parlare del secondo argomento. A tra poco. Bentornati alla seconda parte di Professione Motori. Dopo aver parlato ampiamente del primo blocco della Fiat Tipo Cross Station Wagon che abbiamo avuto appunto in prova nel parco stampa di Professione Motori, cambiamo argomento perché Filippo andiamo a parlare di un modello di casa Peugeot che si restylizza perché cambia totalmente il look, diventando più bello, più elegante, più fresco, se così lasciami passare il termine. Parliamo della nuova 508 che è declinata nelle versioni berlina Station Wagon e nella PSE, che è appunto la Peugeot Sport Engineered. A 508 restylizzata. Per esempio sono stati introdotti, Filippo, anche nuove tre tinte per la carrozzeria, quindi i clienti potranno scegliere addirittura tra sette diverse colorazioni. Andando a parlare di motori, quelli però non sono cambiati per quanto riguarda la nuova 508, perché conta su due motorizzazioni endotermiche e tre plug-in, perché abbiamo la 508 PureTech 130, ovviamente un motore benzina da tre cilindri da 1.200 litri di cilindrata con appunto 130 cavalli, abbinato al cambio automatico ad 8 rapporti che già conosciamo, le AT8. Abbiamo poi il diesel Blue HD 130, sempre abbinato alle AT8, sempre con una potenza complessiva da 130 cavalli, e poi abbiamo le motorizzazioni plug-in, quindi parliamo di quelle ibride, che appunto la 508 plug-in hybrid, sempre da 180 e abbinata al cambio automatico e AT8, e abbinato anche a un motore elettrico da 110
10 cavalli per una potenza complessiva di 180 cavalli e abbiamo poi la plug-in hybrid 225, sempre cambio automatico e AT8, abbinato a un motore elettrico da 110 cavalli per un motore complessivo, potenza complessiva da 225 cavalli, quindi ho elencato sia quelle termiche che quelle appunto plug-in. Con una novità importante perché... Styling importante quindi per la gamma di Peugeot 508, però Filippo, ora cambiamo argomento ma in parte, perché continuiamo a parlare ovviamente sempre di casa Peugeot, perché una storia importante, questo lo sappiamo, continuano a fare ovviamente passi in avanti nel futuro, ma soprattutto andando a fare un passo indietro, Filippo, ti dico una data e poi ti certo. Lascio la parola. 2 gennaio 1893, cosa è successo in casa Peugeot? Allora, il 2 gennaio 1893, la sua storia, certo, quella risiede a Torino. Dalla carrozza si è passata le auto, la prima auto è stata la tipo Peugeot, esatto. Dopo questo breve cenno storico noi chiudiamo questa prima puntata di Professione Motori per quanto riguarda la settimana e Filippo io ti ringrazio e ti do appuntamento domani sera ovviamente. Ci vediamo domani sera, ancora tante auto ma anche Formula 1. Esatto, anche si torna a parlare come è solito fare il giovedì sera nei nostri studi di Motorsport, perciò seguiteci domani sera e vi auguro una buona serata. Arrivederci, grazie.